Un buongiorno e un ben ritrovati, cari telespettatori e telespettatrici, con l'edizione del TG dedicata principalmente all'Election Day di ieri. Il quadro è definitivo per le europee, mentre alle 14 riapriranno i seggi per lo scrutinio delle elezioni amministrative che interesseranno 117 comuni del Friuli Venezia Giulia. Alle 13:55 inizierà la maratona di Telefriuli per seguire in tempo reale l'esito delle elezioni. Intanto il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha convocato i giornalisti nel suo ufficio a Trieste, dove fra pochissimo dovrebbe iniziare a commentare i dati dell'Election Day. Siamo presenti con la nostra Paola Treppo sul posto, non appena possibile, e vi offriremo le parole del governatore in diretta. Lega sopra il 42%, Movimento 5 Stelle sotto il 10, PD al 22, Idem diventano seconda forza, mentre a livello nazionale il partito di Salvini stacca quello di Di Maio di 17 punti percentuali. Nella nostra regione la distanza supera i 30. La Lega rispetto alle elezioni del 2014 cresce di 28,17 punti in percentuale nella nostra circoscrizione e di ben 33 punti in Friuli Venezia Giulia. Tra i due partiti di governo spunta il terzo incomodo e il destino dell'esecutivo a livello nazionale è tutto da definire. Il verdetto delle elezioni europee incorona il partito di Matteo Salvini, primo in Italia, promuove quello di Zingaretti come seconda forza e fa retrocedere in terza posizione il movimento di Luigi Di Maio. A livello nazionale la Lega vince e supera quota 34%, il Partito Democratico si attesta sul 22%, mentre i 5 Stelle scendono al 17%. I Dem, insomma, si piazzano in mezzo ai due partiti che compongono l'attuale maggioranza di governo. I risultati in Friuli Venezia Giulia, il distacco tra i due partiti di governo risulta ancora più netto che in altre regioni italiane, con la Lega sopra al 42% e il Movimento sotto al 10%, oltre 30 punti percentuali dividono le due forze. Il PD registra in regione lo stesso risultato ottenuto a livello nazionale, 22%. Ecco i risultati definitivi delle 1.366 sezioni. Lega Salvini 42,56%, Partito Democratico 22,23%, Movimento 5 Stelle 9,62%, Fratelli d'Italia 7,61%, Forza Italia 6,69%. Nessuno degli altri partiti supera la soglia di sbarramento del 4%. In regione l'affluenza per le europee si è attestata al 57,4%, in leggero calo rispetto alla precedente tornata nel 2014, quando aveva votato il 57,60%. Analizzando i numeri provincia per provincia, Gorizia si è recato al voto il 58,18% degli aventi diritto, nel 2014 erano stati il 59,23%. A Pordenone il 55,61%, dato precedente 57,33%. A Trieste il 52,02%, dato precedente 50,94%, mentre a Udine il 59,69%. Nel 2014 la percentuale era stata del 60,20%. Nell'exploit della Lega in Friuli Venezia Giulia, che si attesta al 42,56%, c'è un altro dato da festeggiare, salvo sorprese. Infatti entrambi i portacolori regionali del Carroccio, ovvero Elena Lizzi e Marco Dreosto, hanno centrato l'elezione dell'Europarlamento. La Lega infatti avrà a disposizione 6 seggi nel Nord-Est, dando per scontata la rinuncia del capolista Matteo Salvini, 547.874 le preferenze per lui. Lizzi e Dreosto entrerebbero proprio al quinto e sesto posto, rispettivamente con 24.899 preferenze e 22.881. A rappresentare il Friuli Venezia Giulia nel Parlamento di Strasburgo ci sarà sicuramente anche l'uscente pentastellato Marco Zullo. Per lui netta la riconferma, dato che è il primo del Movimento 5 Stelle del Nord-Est con 15.881 preferenze. Cocente delusione invece per i portacolori del PD, Isabella De Monte e Furio Onsel, anche se entrambi hanno ottenuto un buon numero di preferenze, 40.832 per l'uscente De Monte, 27.821 per il consigliere regionale di Open Sinistra FVG. Nell'ambito della circoscrizione Nord-Est si piazzano rispettivamente nona e dodicesimo, quindi senza chance di entrare. Niente da fare anche per gli esponenti degli altri partiti che hanno sfondato la soglia del 4%, ovvero Fratelli d'Italia e Forza Italia. Luca Ciriani si ferma a 9.462, mentre Giulia Manzana a 2.042. Per Forza Italia Savino ottiene 8.139 preferenze. Il servizio elettorale della Regione ha comunicato le percentuali di affluenza rilevate alle 19 per le elezioni amministrative nei 117 comuni.
chiamati al voto. In Friuli Venezia Giulia, su un totale di 310.208 elettori, hanno votato per l'elezione di un sindaco in 156.531, ovvero il 62,09%, dato molto più alto rispetto al 57,08% rilevato per le elezioni europee su tutto il Friuli Venezia Giulia. Nei 13 comuni al voto nel territorio della ex provincia di Gorizia, su 26.509 aventi diritto hanno votato in 14.870. Per il quorum, a meno di clamorose sorprese durante lo spoglio, sono 21 i sindaci eletti: Sandro Rocco ad Attimi, Silvano Romanin a Cavasso Nuovo, Gianni Borghi a Cavazzo Carnico, Raffaella Perusin a Chiopri Sviscone, Luca Ovan a Colloredo di Montalbano, Daniele Moschioni a Corno di Rosazzo, Davide Asquini a Coseano, Carlo Comis a Dolene del Coglio, Alessandro Pandolfo a Flaibano, Eliana Fabello a Grimacco, Roberta Moro a Magnano in Riviera, Boris Prescherne a Malborghetto, Mauro Popesso a Marano Lagunare, Giorgio Filaferro a Moggio Dinese, Emanuela Russiana a Mossa, Ivan Buzzi a Pontebba, Camillo Melissa a Pulfero, Hermes Antonio De Crinis a Ravascletto, Daniele Aris a Raveo, Fabio Petenà a Santa Maria la Longa, Andrea Paschini a Verzegnis, commissariato il comune di Andreis. L'Europa che esce dalle urne dopo queste elezioni è piuttosto simile a quella precedente. La novità è l'ingresso dei Verdi in maggioranza e l'affermazione di Salvini non è assolutamente una sorpresa. Così il giornalista Toni Capuozzo, che abbiamo raggiunto al telefono per un'analisi del voto. Direi che era tutto ampiamente annunciato. Il dato più clamoroso è che sono dei risultati elettorali senza nessuna sorpresa. Insomma, è un voto che naturalmente mette dal punto di vista europeo, chiarisce che l'Europa è sovranista, nel senso che ogni paese continua ad avere delle dinamiche sue, non si muove attorno a temi e umori diversi. Ci sono delle aree, certo, ma la Francia ha votato per conto suo, l'Italia per conto suo, la Germania per conto suo, l'Inghilterra per conto suo. Il risultato è che probabilmente avremo un'Europa piuttosto simile a quella che ci ha preceduto, con forse la sola novità che può essere importante, ma la sola novità dell'ingresso dei Verdi nella maggioranza, ma è quasi un fatto più nord europeo che un fatto che riguarda, insomma, l'insieme dell'Europa. E per quanto riguarda l'Italia, c'è un problema di governo, perché è chiaro che si ribaltano i rapporti di forza. Dove prima stava il 5 Stelle, sta ora la Lega. Dove prima stava la Lega, partner di minoranza, stanno adesso i 5 Stelle. E bisogna vedere se questo tiene. Però vedo nei commenti a sinistra, insomma, una certa euforia per il calo dei 5 Stelle. Il calo dei 5 Stelle è anche però la fine di una possibile alternativa, perché cioè, naturalmente è un voto europeo, non sono elezioni politiche italiane, ma l'alternativa era il PD con i 5 Stelle per isolare la Lega, e questa alternativa impallidisce. I risultati delle amministrative non devono arrivare. A me pare piuttosto clamoroso il fatto che si stia delineando, se verranno confermati gli exit poll e le prime indiscrezioni, e l'affermazione della Lega in Piemonte vorrebbe dire che, credo, fatta eccezione per il Trentino Alto Adige, l'intero nord è a trazione leghista. Serata movimentata in un pubblico esercizio di Premariaco, dove un uomo, probabilmente in preda ai fumi dell'alcol, ha sferrato un pugno in faccia a un cliente. Sconvolte per il raptus, le persone che erano presenti in quel momento al punto vendita hanno chiamato aiuto. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno bloccato la persona ubriaca. Sono in corso di definizione profili di responsabilità. L'aggressore è stato portato in ospedale e anche la persona aggredita ha raggiunto il pronto soccorso. L'Udinese chiude il campionato con una vittoria, finisce 2-1 contro il Cagliari per i bianconeri, 12° posto in classifica. Sentiamo il commento di mister Tudor da a fine gara. È sempre bello prima di tutto finire stagione con una bella vittoria fuori casa, una partita contro una grandissima squadra fatta di grandi belli giocatori, no? Sono doppio contento perché, come ho detto anche prima, per un allenatore non è mai facile quando deve per ogni partita tenere 10 giocatori fuori, perché purtroppo giocano 11 e là si soffre. Ecco, interrompiamo perché è iniziata la conferenza stampa del governatore Federica, vediamo come sta analizzando il voto. Avere questi risultati su
nazionale e l'atteggiamento in particolare all'interno della Lega del cosiddetto fronte del Nord. Ci saranno dei cambiamenti in questo atteggiamento? Io credo che vedendo i dati la Lega dimostra di essere, la Lega di Salvini, un partito nazionale, un partito dove ha avuto consenso dal nord al sud del paese, al nord molto consistente, ma devo dire con delle realtà al sud che hanno sorpreso anche me. Adesso bisogna andare avanti rispetto agli impegni presi anche nel contratto di governo, penso alla questione dell'autonomia, che vuol dire portare avanti il referendum fatto in Veneto e Lombardia, ma anche valorizzare le autonomie esistenti, penso al Friuli di Venezia Giulia, che credo essere una delle autonomie più virtuose, se non la più virtuosa, che deve trovare spazi di crescita importanti, cosa che per esempio abbiamo già tracciato la linea con nuovi accordi con lo Stato, perché senza risorse muore l'autonomia. 834 milioni di euro in più in 3 anni penso che confermino la volontà del governo, sicuramente della Lega, di andare in quella direzione. Prossimi obiettivi a breve termine? Ma non farei io, non, diciamo, mi vorrei sottrarmi da fare degli spot mese per mese. Noi dobbiamo vedere il Friuli Venezia Giulia in una visione da qui ai prossimi 4 anni. E quindi quello che a me piacerebbe fare è proseguire sulla questione della riduzione della pressione fiscale, che quello deve essere un percorso che dura 5 anni per arrivare a una situazione, una visione complessiva della fiscalità in Friuli Venezia Giulia, per quanto riguarda ovviamente le competenze della regione. Però un'anticipazione che posso farvi è che nella prossima legge di bilancio mi piacerebbe anche andare ad intervenire sulla parte di edilizia e quindi ristrutturazioni e nuove costruzioni, dando valore aggiunto per tutto quello che valorizza la valenza architettonica delle opere. Era il governatore Fedriga in diretta da Trieste, noi chiudiamo, adesso il nostro capigotto manda la sigla, la pubblicità e poi si riparte con a voi la linea e con la maratona per il commento al voto delle amministrative. Grazie di cuore, arrivederci.